La mia prima figlia ha l'età del mio trapianto. Anni fa andavo moltissimo in montagna, facevo arrampicata, arrampicata in ghiaccio, andavo molto in bici. A un certo punto mi sono accorto che fisicamente non ero più all'altezza di fare tutte queste attività, che sentivo fatica e non ho capito cosa mi succedeva. Da Merano mi hanno mandato all'ospedale di Bolzano, dove risultava che i reni erano già compromessi. Dovevo andare in dialisi. Per me questa notizia era un duro colpo. Non potevo più fare fatica. Viene una chiamata dalla clinica di Innsbruck dove mi dicono che hanno un rene per me. Se n'è andato via talmente in fretta che non sono riuscita neanche a dirgli ciao né ad abbracciarlo. Dopo 5 settimane che era all'ospedale è ritornato e io quasi non lo riconoscevo più. Aveva i capelli lunghi, aveva la maschera in viso. Sono rimasta un po' così. Per il primo momento la bambina piangeva e comunque siamo stati contentissimi di averlo di nuovo e l'ho abbracciato. La famiglia era sempre il mio punto forte, che mi dava forza e coraggio per continuare. Ho capito che dopo il trapianto è possibile una vita normale. Nel 1997 un amico mi ha detto che c'è un'associazione per trapiantati sportiva. Nel 1999 ho partecipato la prima volta ai campionati mondiali per trapiantati in Ungheria. Sono partito che non sapevo bene ancora che sport fare, se atletica o bici. Mi sono iscritto nell'atletica leggera. Sono riuscito a vincere 3 titoli mondiali nel salto in lungo, varie volte il titolo di vicecampione del mondo nei 100-200 metri. E in più 15 volte campione europeo sia nel salto in lungo e 100 e 200 metri. Sono entrato nel soccorso alpino nel 1988, praticamente più di 30 anni fa. Sono entrato perché il mio hobby comunque sempre era praticare sport in montagna. Ho detto, se io mi faccio male una volta sarei anche contento se qualcun altro si prende il rischio di venire a prendermi. E per questo ho scelto praticamente questa via. Il soccorso alpino per me è un gruppo di amici con quali dividere la passione della montagna e di portare aiuto a persone in difficoltà. Ho il rene da 30 anni, però mi passa per la testa che prima o poi avrei bisogno di un altro trapianto. Siccome ho una certa età, non sarei uno dei primi nella lista, per questo voglio vivere la vita adesso. Avevo 3 settimane quando mio papà ha ricevuto il trapianto di rene e quindi ogni anno festeggiamo il compleanno insieme. Lui aveva sempre questa passione per l'alpinismo e anche per il soccorso alpino e fortunatamente l'ha passato a me. Andare insieme a scalare vuol dire avere un buon rapporto e di avere tanta fiducia nell'altro, quindi dare la sua vita nelle mani dell'altro praticamente.
Quando si va primo in cordata, la testa deve essere molto libera e si concentra solo sulla cosa che si sta facendo